Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. Quando si parla di eccellenze gastronomiche nella nostra regione ci sono tanti piatti che ricorrono e dei quali si ricorda soprattutto la peculiarità che rappresenta un po' l'Abruzzo. Però ce n'è uno in particolare che è il simbolo della cucina abruzzese ma che li racchiude tutti, perché poi cambia a seconda della zona di dove si fa. Sono i maccheroni alla chitarra e di questo parleremo questa sera, e qui vedete uno dei protagonisti, vale a dire la famosa chitarra, perché poi il maccheroni alla chitarra a seconda di come è preparato si differenzia e caratterizza le varie zone. E l'idea dell'Unione Cuochi Abruzzesi è stata quella, pensate, di creare un cavalierato dei maccheroni alla chitarra, e scopriremo anche perché, parlando con i nostri ospiti, partendo dal presidente dell'Unione Cuochi Abruzzesi, vale a dire Andrea Di Felice. Buonasera presidente. Buonasera direttore, grazie per la possibilità a noi data. Grazie a colui che la chitarra la prepara, la cucina, la fa in 10.000 modi diversi, quasi a coprire l'intero territorio regionale, Peppino Tinari. Grazie. Del ristorante Villa Maiella. E poi ci vuole anche chi racconta le esperienze e soprattutto chi racconta la storia ma anche la cronaca di questi piatti. Una giornalista come la collega Cristina Mosca. Buonasera Cristina. Buonasera, grazie. Benvenuta. Grazie. Con te ci diamo del tu perché siamo colleghi. Allora, come nasce l'idea di questo cavalierato, presidente? Beh, l'idea innanzitutto nasce da un'esigenza. Io rappresento l'Unione Cuochi Abruzzesi, che è un'associazione regionale, la quale ha una storia molto lunga, diversi decenni, però aveva solamente una parte statica. E dopo la mia elezione la prima cosa che mi è balenata in mente era quella di rendere questa unione più dinamica creando sistema, creando sinergie, riallacciando i rapporti con le altre categorie della nostra ristorazione, del nostro turismo. E avevamo pensato che l'unica cosa che potesse aggregare tutti fosse la tavola, ma la tavola non in senso figurato, la tavola intesa come cibo. E quindi poi, confrontandomi con altri colleghi e facendo delle dovute considerazioni, abbiamo percepito che la chitarra, quindi il maccheroni alla chitarra, era un piatto innanzitutto storico, che ha svariati centinaia di anni di esistenza e che era diffuso in tutta la regione, e quindi aggregava, univa un po' tutti, quindi la parte gastronomica, la parte professionale, perché comunque chi lo trasforma come Peppino e tanti altri colleghi, insomma è un piatto che se ad oggi viene riscuote ancora un grandissimo successo, sicuramente ha un valore aggiunto, ha delle validità, ha una cultura, ha una storia, insomma un piatto ricchissimo. Felice, i maccheroni alla chitarra più che gli arrosticini? Beh, sono due piatti completamente diversi. Oggi potremmo associare l'arrosticino a quello che potrebbe essere un pasto più frugale, un pasto più conviviale. La chitarra ha una parte nobile molto più ampia. Dalle ultime notizie che noi abbiamo avuto, che ci sono state trasmesse, l'arrosticino è nato da un famoso brigante che girava tra i monti del Gran Sasso e la Laga, e quindi nasceva da un'esigenza di trasferire il cibo, perché inseguiti dai gendarmi, e poi questo cibo era sminuzzato a bocconcini e veniva arrostito in piccoli focherelli. No, anche perché è più semplice da preparare, nel senso che se si ha la carne si mette sull'arrosticino, sul pezzettino di legno, e poi lo si cuoce. Esatto. Invece la chitarra è una preparazione un po' più... Esatto, anche dei suoi antenati, come il rentrocciolo, eccetera, cioè, poi prende dei nomi diversi anche in base allo spessore e all'impasto, all'uso delle farine, ai condimenti. Comunque la parte più nobile di questa preparazione è il maccheroni alla chitarra preparato con il carraturo, un maccheranaro, quindi poi prende anche... Perché poi cambia di nome a seconda, esatto, il teramano e il maccheronaro. Il maccheronato condito con questo famoso intingolo, sugo nobile delle tre carni, poi aggiunto, condito... E poi scopriremo come si prepara. Cristina, la storia di...
di questa emanazione dell'Unione Cuochi. Sì. L'ordine è nato nel 2013, nell'ottobre 2013, è partito da un direttivo di 10 persone, adesso ne siamo 13, e intanto sono collegata al sito cavalierichitarra.it e c'è bene l'elenco. Come si può notare, non sono soltanto cuochi. L'Unione Cuochi Abruzzesi naturalmente ha soltanto ristoratori da statuto. Si è voluta allargare a chi la enogastronomia la fa anche in altri modi, la esercita anche in altri modi. In che maniera? Abbiamo enogastronomi, abbiamo gastronomi, abbiamo giornalisti, abbiamo tutta una serie di persone che operano intorno all'enogastronomia. Il cavalierato, che obiettivo si dà? Celebrare il maccherone alla chitarra e va bene, ma ogni anno fa una cerimonia carina che la consegna la scelta di nuovi insigniti, di nuovi cavalieri. Con questa cerimonia vuole ringraziare, questa è l'ultima cerimonia del mese di poche settimane fa, vuole ringraziare le persone che stanno difendendo la cultura enogastronomica abruzzese, rimanendo fedeli in qualche modo alla tradizione, alla ricetta. Questo che vuol dire che non desideriamo demonizzare l'innovazione, ecco, questo è il gruppo, chi era presente alla cerimonia dell'altro giorno. Ogni quanto tempo si consegnano? Ogni anno. Adesso siamo alla seconda consegna e abbiamo... Insieme alla consegna associamo un piccolo evento. Nel convegno dell'anno scorso abbiamo raccontato i nostri obiettivi nel creare, nel rendere la ricetta, tutelare in qualche modo la ricetta, trovare una certificazione di filiera adatta. Quest'anno abbiamo presentato questo progetto di cui parlerà il presidente in carica Peppino Tinari, che è la chitarra. Io nel frattempo sono sempre collegata a questo, adesso sulla nostra pagina Facebook c'è una foto un po' più completa ed è il gruppo dell'anno scorso con i nuovi insigniti. Noi giornalisti ci rientriamo sempre perché notoriamente siamo buone forchette. Sì, in particolare. Magari a me si nota di più, a Cristina Mosca di meno. In particolare si è data, diciamo, la precedenza temporale a chi si dedica da più tempo al mondo dell'enogastronomia nello specifico. Ci sono io, che sono l'ultima arrivata dal 2008, che ho la mia rivista Cicome Magazine di cultura enogastronomica abruzzese, ma i nuovi giornalisti sono i nuovi gli insigniti tra i giornalisti sono per esempio Massimo Icintio, che nel mondo del vino è un nome, ed è Yolanda Ferrara, che per il centro si occupa di prodotti tipici da diverso tempo. Noi invece, che siamo dilettanti nel raccontare queste cose ma professionisti nel consumarli, Peppino Tinari, che è un abituè di questa trasmissione ormai. Allora, come si diventa presidenti dell'Ordine dei Maccheroni alla Chitarra? Allora, dico, è facile diventare presidente, perché c'è il mio amico Andrea che da appena aveva avuto l'idea di fare questo ordine di cavalieri, dice: Peppino, non mi devi deludere, il presidente deve essere tu. E io gli ho detto: Andrea, io non sono bravo a parlare, io posso lavorare, ma lasciami stare al mio mondo. Dice: no, non mi devi offendere, lo devi fare tu. E vabbè, ho accettato. È una cosa semplicissima, siamo prima di tutto un insieme di amici che abbiamo condiviso per primo questo progetto, perché credere in qualcosa di storico della tua regione e continuarlo a farlo vivere, riportarlo alla luce, è un segno che siamo molto stretti al nostro territorio. E perché vergognarsi di avere la chitarra? È un attrezzo semplicissimo, ma che funziona dappertutto. Allora, per quello che io posso ricordare, è uno strumento che sta in tutte le case, perlomeno dei teramani, adesso non so delle altre province, però nel teramano tutti hanno la famosa chitarra, che poi si differenzia e poi vedremo quali sono le differenze. Ecco, la cosa che ci teniamo tanto, abbiamo fatto rifare la chitarra senza chiodi o senza viti, perché l'origine della chitarra era del legno di faggio stagionato, messo ad incastri, e con delle zeppe si batteva e si tiravano i fili. Noi abbiamo voluto rifare questo senza essere verniciata, e ogni chitarra deve avere il suo spessore sia dei fili d'acciaio e la distanza, perché in ogni stagione o in ogni posto dell'Abruzzo benissimo si può mangiare la chitarra più o meno sottile e condita in diversi modi. Domanda: la sfoglia della chitarra
rigorosamente tirata a mano e non con la macchinetta. Allora, se uno si vuole divertire, vuole fare anche un po' di palestra, la può benissimo tirare a mano. Certamente ci vogliono dei piccoli accorgimenti, cioè non è che puoi iniziare a fare questo impasto e stirarla subito. Cioè la devi fare, impastare, farla riposare, poi tirare le sfoglie piano piano e arrivi ad avere un qualcosa veramente di fatto a mano e di eccezionale. Però nulla si esclude che anche tirarla con la macchinetta non sia buona. L'interessante, dobbiamo dire, che dobbiamo adoperare sia una buona farina e sia delle uova buonissime. Perché gli ingredienti sono, se prendiamo delle uova che vengono da galline dove mangiano la farina di pesce, possiamo far meno di condire la pasta col pesce, perché già se con l'olio crudo quella pasta sa di pesce, per intenderci. Io ricordo mia nonna faceva la chitarra tutte le domeniche, insomma, e la tirava a mano. La sfoglia, perché è un rito anche rito. Perché una volta era un rito. Le donne di una volta, io vedo ancora mia madre, e quando impastava 30 uova per la trattoria, cioè là ti facevi i muscoli veramente, avevi degli avambracci e dei muscoli delle braccia, è una cosa pazzesca. Presidente, si pensava una volta, o ci si era abituati a pensare, che il maccherone alla chitarra fosse un piatto povero. No, così non è. Non è che così non è, ha diverse varianti. Lo spessore della pasta di per sé, quindi più aumenta lo spessore, più dava una soddisfazione nel mangiarla, nella masticazione, quindi lo spessore più alto. Ed era, diciamo, un tipo di pasta, di preparazione relativa a un tipo di ospite o un tipo di ceto sociale. Automaticamente, quando questo veniva a mancare, quindi si saliva di livello e si andava su una fascia borghese alta e nobile, la chitarra assumeva sempre una sezione molto più piccola, quindi molto più raffinata, e di per sé veniva condita con indingoli e sughi sempre più raffinati e elaborati. Quindi più era sottile, più l'ospite era importante, la famiglia era importante, il maccherone, e più era importante l'ospite. Sì, sì, fino ad arrivare, a mio avviso, o meglio secondo noi, quella che è la massima espressione in Abruzzo di questo condimento, che è quella terramana, perché oltre a fare il ragù con le tre carni, eccetera, eccetera, dopodiché viene arricchita ulteriormente da queste polpettine piccolissime, fatte d'una a una da questa massaia. La chitarra massaia con le pallottine, che è tipica. Esatto, che è esatto, tipica, quelle esatto. Non sono polpettine. Sono pallottine, questo pallottine. Posso dirlo perché pallottine, il nome è pallottine. Poi sicuramente il condimento della chitarra è legato anche alle nostre azioni della transumanza, quindi in poche parole, ove c'erano molti ovini o nelle famiglie di pastori, eccetera, giustamente consumavano carne di ovino, e quindi l'intingolo era preparato a base di agnello. Ma queste sono le varie varianti che poi sono. Poi spiegheremo come si prepara, tutto il procedimento, cosa si deve fare, eccetera. Cristina, ho appena scoperto che io, che amo particolarmente la chitarra spessa, sono grezzo e feroce, quindi sono meno raffinato degli altri, di quelli che vanno con lo spessore più piccolo. Una piccola battuta, questa cosa è venuta fuori quando abbiamo fatto le prove da Peppino, cioè neanche noi eravamo coscienti poi di questa situazione. Facendo delle prove tra di noi abbiamo capito che c'è una soddisfazione diversa nel mangiare un formato di chitarra e l'altro. Tu che sei esperta di comunicazioni, come si fa a convincere non solo gli abruzzesi, ma anche soprattutto coloro che vivono al di fuori dell'Abruzzo, che questo è un piatto ottimo e che magari è molto più raffinato di quello che si possa pensare? Perché allora, poi la cosa difficile è far passare questi piatti tradizionali, secondo me sono molto più buoni di quelli della Nouvelle Cuisine, come veri e propri capolavori della cucina e dell'enogastronomia abruzzese. Guarda, per fortuna non va convinto nessuno, perché l'abruzzese è così orgoglioso del suo territorio che già sa che questo piatto vale. Il ricordo, quello che vogliamo ricordare all'abruzzese, è che ci sono cose che sono così radicate e così rappresentative del territorio che non sono da lasciare andare, da dimenticare. Abbiamo una generazione che rischia di perdere l'abitudine a usare la chitarra, a
diciamo, a recuperare quei piatti che non rappresentano per noi, perché ci sono anch'io in questa generazione, che non rappresentano tutte le cose che rappresentano per chi invece questi piatti li ha inventati, li ha, spesso sono stati salvati anche da questi piatti quando c'era la difficoltà. Però contemporaneamente, se la mia generazione è ignorante in questo, forse la salvezza sta proprio in questa ignoranza. In che senso? Questi piatti poveri rappresentano per moltissime persone appunto la povertà, periodi che non sono sempre facili da ricordare. Per non perderli, è adesso il momento di riportarli in auge, e nella maniera però esatta, perché qual è lo scopo di questi tipi di associazioni, di persone che si mettono insieme? Cercare la verità, perché poi essendo piatti profondamente legati alla quotidianità, alla casa, alle abitudini della famiglia, si creano tante varianti inevitabili, quindi uno vuole cercare la matrice e poi ognuno ne applica le sue varianti come meglio crede. Infatti, e sono tornata sul mio sito, uno dei primi obiettivi, accennava Andrea Di Felice, dell'ordine, è cercare una ricetta unica per tutti. Perché cosa difficilissima, cosa questa, quasi impossibile. Bisogna poi tener conto delle tradizioni locali. Esattamente, però ci importava cercare un punto di partenza da cui poi ognuno declina. Adesso c'è anche la variante ai frutti di mare sulla costa. Ecco, allora che abbiamo fatto? Abbiamo quasi cercato, una bestemmia per alcuni. Potrebbe essere, però di fatto un piatto che rappresenta il territorio. E quindi se un piatto viene trasportato sulla costa è anche naturale che diventi con i frutti di mare. E allora noi abbiamo steso una ricetta che incontrasse, scusate, le due più note, quindi quella con le pallottine, ecco qua sono i cuochi che per 7-8 ore si sono chiusi dentro la cucina di Peppino, me compresa, e hanno cercato di cercare la verità. E abbiamo trovato queste due versioni. Però che vuole fare l'ordine? L'ordine vuole proporre quello che ha cercato. È una, diciamo, una cosa aperta, è una cosa che vuole aprirsi al confronto. Quindi noi abbiamo raggiunto un punto di partenza, non un traguardo. Adesso abbiamo voluto lanciare la voce alla regione, alla regione nel senso ai cittadini abruzzesi, agli altri che lavorano nella cucina, agli altri professionisti, per cercare la loro versione, quindi cercando di scavare sempre più nella verità. Possiamo dire chi sono gli ultimi premiati? Assolutamente sì. L'ultima tornata, cioè i secondi che sono stati premiati, perché i primi sono quelli dello scorso anno. Sì, assolutamente. Quindi Peppino Tinari è stato premiato lo scorso anno, penso. Nel 2000 ci siamo proprio tra i fondatori. Ah, sì. Tra i fondatori. Per quindi ci sono le eccellenze della gastronomia. Non ha diritto al premio Tinari. No, ho capito. No, il premio è già il premio. È ad onore, infatti. Insieme al presidente. I fondatori e poi eventualmente. Insieme al presidente siete ad onore voi. No, siamo noi insieme ad altri colleghi, c'è Marcello sì. Spadone, ci i fondatori sono stati ben elencati dentro sì, gli ultimi premiati chi sono? Il 14 aprile abbiamo insignito due cuochi e due rappresentanti degli studi, ecco, intorno alle enogastronomie. I due cuochi sono Gabriele Marrangoni e Tobia Ciarulli. Gabriele Marrangoni è teramano, è di Mociano sì. Sant'Angelo, e sta portando la cultura culinaria abruzzese anche all'estero con lezioni. No, mi fa piacere perché Gabriele Marrangoni è un innovatore della cucina e viene premiato per un piatto tradizionale, e questo significa che bisogna conoscere anche la tradizione per poi proporre delle novità. Assolutamente. Gabriele Marrangoni è uno degli chef della provincia di Teramo più interessanti dal punto di vista. Assolutamente sì, tant'è che abbiamo poi prima abbiamo deciso di insignirlo, poi abbiamo scoperto che all'Expo lui è fra i tre, credo, ristoratori abruzzesi che sarà ospite, condurrà il ristorante di Italy di Farinetti. E poi l'altro cuoco è Tobia Ciarulli, che da praticamente 20 anni vive e lavora in Svizzera, si è formato qui in Abruzzo ed è continua a mantenere un legame continuo con l'Abruzzo, perché molti studenti degli studi alberghieri vanno a prepararsi, a fare stage, spesso anche a collaborare da lui, quindi c'è questo filo diretto. E gli altri due che studiano invece l'enogastronomia sono il professore Franco Cercone,
che è stato, che qui viene ricordato in Abruzzo come dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero di Roccaraso per molti anni, e il professore Gabriele Francesco, che è professore associato di sociologia generale presso l'Università d'Annunzio, e sarà, insomma, sarà lui a raccontarci un po' di sociologia, un po' di storia dietro questo piatto. Io non capisco mai che, perché quando si parla di cucina o di cibo c'è sempre un sociologo dietro la porta. Nel senso che il sociologo c'è sempre. Perché? C'è un motivo. Perché le persone si ammalano e mangiano. Queste due cose faranno sempre. Su questo non ci sono dubbi, dormono anche, perché bisogna riposare. Allora, io adesso vorrei, con Peppino Tinari e con il presidente di Felice, farvi capire come si prepara un piatto. Allora, Peppino Tinari ci dice come si prepara il maccherone alla chitarra, e poi invece il presidente ci dirà quali tipi di sughi vanno preparati e come si prepara il sugo. In questa prima parte adesso descriveremo la preparazione della chitarra e poi invece la parte del condimento. Peppino. Allora, è fondamentale, come ho detto prima, come ho accennato, la farina. Il tipo di farina: se facciamo una pasta fatta in casa a mano, escludiamo la semola, quindi prendiamo una farina di grano tenero. Poi, quindi la famosa farina 00. La farina 0 va benissimo, o anche 00. Doppio zero. Non una farina forte, per intenderci. Per il peso. E su questo le mamme e le nonne ci azzeccavano. Ci stavano, ci stavano. Quindi va ben setacciata la farina, così si aerea un po'. Se prendiamo un chilo di farina, consideriamo che la parte liquida, cioè le uova intere, vanno messe circa il 50% del peso della farina, quindi 500 grammi di uova. All'incirca quante uova sono? Per 500 grammi di uova potrebbero essere da 10 uova a 11, a 12 o a 9, dipende dal calibro delle uova, quindi abbiamo le uova da 60 grammi, quelle un po' più grandi, 55, 50. Quindi una volta che uno ha individuato o che sa il tipo di farina che ha, fa prima a pesarle le uova, così non ha sorprese. Quindi sai che devi fare quell'impasto ad occhi chiusi, quindi ti cominci a catalogare anche la tua ricetta e stai tranquilla. Le uova, ovviamente, se uno riuscisse a trovarle, sono quelle nostrane, quelle è un'altra roba. Comunque consideriamo che in un piatto quello che ci mettiamo ci ritroviamo. Certo, quello che ci metti ti mangi, non puoi sbagliare. Quello è fondamentale. Dopodiché ci sta chi dice mettiamoci un filo d'olio nell'impasto e chi no. Se uno riflette, dice perché il filo d'olio, la pasta ti rimane più morbida e ti viene più liscia, però puoi anche dire non metto l'olio, la lavoro di più e ti viene anche l'impasto liscio. Quindi dopo man mano uno con le cose, quando le fa, ci ragiona e vede. L'interessante è che sa che deve fare questo impasto di una certa consistenza e quindi liscio. Una volta fatto l'impasto, quindi uova, farina, pizzichino di sale, si fa questa pasta, si lavora per bene, dopo si deve stendere. Il riposo va fatto sempre coperto, quindi o con uno straccio umido, se vogliamo rimanere in un tema della tradizione vecchia, e io non lo consiglio perché c'è così bella la pellicola, bisogna coprirlo con un foglio, con un velo di pellicola e farlo riposare in una parte fresca, quindi se si vuole si può mettere nella parte... Una volta però si copriva con lo strofinaccio. Lo strofinaccio, però se andiamo a considerare che... ci possono stare delle contaminazioni, perché lo strofinaccio diciamo che è pulito e diciamo che è stato sciacquato bene. E se no con un tovagliolo. Però con un tovagliolo, quindi però ma la pellicola fa il suo ruolo perché copre preciso e non fa prendere aria da nessun lato e la pasta non si screpola. Dopodiché, se uno ha la voglia di cimentarsi nel tirarlo a mano, lo può fare tagliando delle strisce di pasta dello spessore di un centimetro e quindi dopo comincia a tirare col matterello. Deve stare in una posizione... Lo abbiamo qui, appena lo riusciamo questo, ad inquadrare. Questo diciamo che è il matterello che va giusto sopra la chitarra, quindi per il senso della chitarra. Eccolo lì. Invece l'altro... Aspetta, se lo alza, ecco. Eccolo qua. Eccolo qui. Quindi va giusto esatto per il maccarunaro, diciamo. Anche questo è dello stesso materiale della chitarra. Sì, è sempre di faggio.
o altrimenti, dicevo, prende il mattarello quello grande, può tirare la sfoglia unica e poi tagliarla e passarla sulla chitarra. L'interessante è che uno deve stare attento a non fare, come si dice, a non far passare troppo tempo tra la lavorazione di una sfoglia e un'altra, perché se la pasta si comincia ad asciugare troppo, se si asciuga si comincia a formare una nella parte esterna della pasta una crosticina e poi non la tagli sulla chitarra. E per questo che ci si mette della farina poi la sopra. Farina ci va, perché dopo non bisogna, non si deve attaccare l'un l'altro con gli spaghetti. Un'altra cosa interessante, il tempo di cottura, che è minimo, cioè si butta giù la pasta, quando torna su si toglie? No, assolutamente no. Allora, in base allo spessore, se noi facciamo caso, se abbiamo un filo di chitarra, lo mettiamo in acqua, appena buttato giù ritorna subito su. Però se la pasta è lavorata bene, deve essere cucinata, perché altrimenti corriamo il rischio che non è digeribile. Quindi la cottura non dobbiamo fare altro che spezzare il filo di chitarra, e quando la parte bianca ti diventa come uno spillo, la punta di un ago, allora la pasta è cotta, la possiamo tirare fuori. E se abbiamo adoperato una buona farina, delle buone uova con un giusto impasto, abbiamo la pasta al dente, manterrà la cottura e si digerirà tanto. Perché anche la pasta fatta all'uovo deve essere al dente. Una cosa impressionante, deve essere al dente, ma cotta al dente. Il problema è che se vai a mangiare una pasta fatta in casa non cotta, quando vai a masticare quella pasta in bocca hai un ritorno di farina, senti la farina, e uno non deve sentire la farina, perché là dopo è complice la salsa, il presidente ora spiegherà, però la salsa della mano, che dopo quella della parte sud della Bruzza la dirò io. Subito dopo la pubblicità, adesso avete scoperto come si tira la pasta e come si fa la chitarra, poi vedremo come si andrà a condire. Linea alla regia. Eccoci di nuovo qui a parlare di maccheroni alla chitarra, e lo avevamo evocato prima, abbiamo detto non si capisce mai perché ogni volta che si parla di cibo, di mangiare e di qualità enogastronomiche spunta un sociologo, e la stessa cosa è arrivata qui perché c'è il professor Gabriele Di Francesco, benvenuto, buonasera. Buonasera professore. Buonasera. Beh, l'abbinamento sociologia e cucina è un abbinamento stretto. No, perché la sociologia studia anche il fenomeno della... La cucina è uno dei fatti culturali più profondi dell'uomo. Senza la cucina non esisterebbe nemmeno la cultura, perché, come dice un famoso detto, primum vivere deinde filosofare, quindi prima devo vivere e poi comincio a ragionare sulle cose. È un'attività connessa, connaturata a tutta la vita. E il professore è stato insignito, l'abbiamo detto poco fa nella prima parte, del titolo di cavaliere dei maccheroni alla chitarra. Però ci eravamo lasciati nella prima parte, dopo la spiegazione di Peppino Tinari su come si preparano i maccheroni alla chitarra, su come si prepara il sugo adesso, che serve per condire i maccheroni. E ci spiega tutto Andrea Di Felice, il presidente dell'Unione Cuochi Abruzzesi. Grazie. Beh, il sugo, innanzitutto... Abbiamo detto prima, chiedo scusa Presidente, che cambia da zona a zona. Sicuramente, questa è una cosa certa, il sugo cambia anche da famiglia a famiglia, da vicini a vicini, ma al di là di questo noi non vogliamo insegnare il sugo a nessuno. Faccio una premessa, il mio miglior sugo io lo mangio a casa, che fa ancora mia mamma la domenica, come quando tutti quanti noi, penso che sia un qualcosa di storico, qualcosa di evocativo, qualcosa di emozionale per tutti noi. Al di là di questo, noi, giustamente, visto che siamo dei professionisti di questo settore, abbiamo cercato di ripercorrere le fasi per avere un ottimo condimento, un ottimo ragù in questo caso, per i maccheroni a chitarra. Abbiamo dei prodotti semplici, abbiamo del pomodoro, di conserva, di casa, abbiamo delle carni, sono delle carni miste, quindi agnello, vitello e maiale. Non sono tagli nobili, quindi sono tagli ricavati o dalla parte della pancia o dai pezzettini di spalla, insomma, comunque tagli meno nobili che dovevano solamente aiutare a trasferire questo sapore, no? Questa fragranza, questi profumi, questo sapore proprio di ragù. Non c'è il filetto. No, non c'è il filetto, è come nel famoso progetto, non ci sono gli scampi, insomma, giusto per...
E quindi, poi dopodiché ci sono la parte dei vegetali, l'olio buono abruzzese, che abbiamo diverse DOP. Vegetali quali? Abbiamo il sedano, le carote, la cipolla, gli olioni di allora, eccetera. E ci sono, per sviluppare questo ragù, abbiamo bisogno solo di piccole accortezze. Innanzitutto, quando iniziamo la rosolatura sia della carne che dei vegetali, dobbiamo andare con un fuoco dolce. Perché cosa avviene se si alza la fiamma? Facciamo sì che i vegetali o la carne si imbrunisce, no? Diciamo che si brucia, l'olio non ha preso il giusto sapore, perché dopo l'olio dovrà veicolare questi sapori al ragù, e automaticamente, diciamo, questa è un'accortezza. Quindi andare molto molto adagio. A volte, se in quel momento ci concentriamo, possiamo anche ascoltare il leggero sfrigorio dei vegetali, unitamente alla carne. E quello è, come dire, quando si cucina anche con i sensi, soprattutto con i sensi, con l'occhio, con l'udito, con l'olfatto. E lì vedremo che si cominciano a sprigionare i profumi e gli aromi. Il sugo quanto tempo deve bollire? Il sugo quanto tempo deve bollire? Dipende dal tipo di pomodoro di passata che noi abbiamo, perché oltre a cuocere deve eventualmente ritirare l'acqua che è contenuta in essa. E dopodiché, come dire, il consiglio che mi appresto a dare è che i condimenti, quindi la parte salina, viene messa in ultimo. Perché così facendo, eventualmente, la parte acida che fa parte del pomodoro, oppure nel vino che noi andremo a mettere per bagnare, verrà comunque assorbita, si andrà a neutralizzare. Quindi automaticamente, mettendo il sale in ultimo, andremo possibilmente anche del fior di sale, andremo a fare un giusto condimento, e dovremmo avere un sugo, anzi abbiamo sicuramente un sugo molto digeribile, dovremmo avere un sugo chiaro con bassissima acidità. E poi c'è la variante quella dicevamo prima, teramana con le pallottine. Esatto, che forse poi quella è un po' quella più conosciuta, no? Più conosciuta, la parte un pochettino più nobile, per noi teramani è un vanto. Anche in questo caso Peppino è in minoranza, siamo tutti e tre da provincia di Teramo. Peppino è in minoranza perché viene da un'altra zona. E quindi quello è un impasto di carne di vitello, quindi poi profumata, e queste polpettine vengono realizzate nel palmo della mano. Piano e lei diceva che le dimensioni delle pallottine sono in relazione alla spessore della chitarra, che è in relazione o alla famiglia ove si prepara questo piatto, o per l'ospite, perché a volte, questo essendo un piatto molto importante e comunque ricco per quei tempi, perché si ostentava la ricchezza della famiglia, a quel punto, quindi, una buona chitarra fine con un profilo molto piccolo, con delle polpettine così condite, con un ragù ricco di profumo e di sapore di carne, ostentava la ricchezza e onorava l'ospite. Professor Di Francesco, quante storie ci sono dietro ad un piatto? Ci sono tante storie, quante sono le persone, quanti sono i soggetti che gravitano. Come diceva giustamente lo chef Di Felice, ogni paese, ogni famiglia ha la sua ricetta e ha la sua peculiarità. Ovviamente ci sono delle omogeneità, perché non sono fisse, questo bisogna sempre ricordarlo, perché trattandosi di un processo culturale, il processo culturale cambia da luogo in luogo, da famiglia a famiglia, da persona a persona, da preparatore a preparatore. Però ci sono degli elementi di base che sono, secondo me, rintracciabili addirittura nella tradizione abruzzese fin dai tempi più remoti. Lei ha preparato delle slide. Sì, ho delle slide soprattutto sulla diffusione, perché noi abbiamo presente anche l'Abruzzo come una regione amministrativa. Ecco, in realtà noi dovremmo parlare di regione geografica o di regione culturale. La regione culturale non coincide con la regione amministrativa, per cui noi troviamo la chitarra che parte dall'Ascolano, da buona parte dell'Ascolano, e arriva giù fino al Frusinate. Quindi c'è tutta un'area che è l'area centrale, ma che è anche l'area, diciamo, di più conservazione delle tradizioni, di tutela maggiore di queste tradizioni, che ha mantenuto in fondo finora questa identità. Vista così sembra una carta meteorologica. Sì, è una carta meteorologica, cioè qui sono rappresentati vari artefatti della cultura materiale, cioè vari strumenti che servono per, e tra questi anche la chitarra. La nascita del maccherone alla chitarra, a che epoca e a che periodo si può allora far risalire? Io ho una Briganti, diceva prima il presidente. Io sono molto più antico.
molto, molto più, cioè bisogna risalire molto, veramente nell'antichità, perché i maccheroni in sé e i maccheroni soprattutto tagliati in un certo modo possono essere tranquillamente risalire all'antichità classica, quindi addirittura alla Grecia e a Roma, dove sono stati poi diffusi. Se noi andiamo in Magna Grecia, nell'epoca di maggiore floridezza di questa terra, sicuramente troviamo quelli che sono i maccus. E il maccus è un maccherone che veniva preparato durante alcune cerimonie particolari, era un cibo rituale. È un cibo rituale soprattutto per i funerali. Ora, questo noi ne abbiamo perso qualunque cognizione, anche se nella cultura tradizionale abruzzese ancora funziona in alcune parti, per esempio il rito del consolo. Sì, dopo il funerale dopo c'è il funerale, una sorta di rinfresco. C'è un rinfresco, c'è un pranzo che doveva essere adeguato al rango della famiglia, quindi al prestigio sociale, e doveva essere beneaugurante, perché in realtà in questo pranzo, più che celebrare il morto o la famiglia, era una sorta di augurio a coloro che restavano di farsi numerosi, quindi di praticamente che le loro figliolanze fossero numerose, che benché c'era stato un defunto, ma insomma che e quindi, tra l'altro, questo viene riportato anche incidentalmente tra le usanze dell'Emilia Romagna dal professor Cercone in uno dei libri che ha scritto. C'è anche questo, è sempre cibo rituale, uno degli insigniti, sì, della... sì. Prima ce lo diceva Cristina, e c'è questa, però in quel caso lui lo racconta come un piatto della nascita, cioè se nella nascita, nel giorno del battesimo, c'era un figlio maschio, si bisognava mangiare maccheroni. Mentre invece se era femmina si digiunava. No, se era femmina no, questo è il paradigma in fondo fondativo, però se era femmina era un altro piatto. Guardi, c'ho anche un'altra sì, slide. Se la vediamo. Lasagne. Ecco, la femmina le lasagne, i maschi i maccheroni. Ecco. Nei riti abruzzesi spesso questo si trova, questo riferimento ai maccheroni come beneaugurante, perché sono tanti, quindi indicano una figliolanza numerosa, quindi che la famiglia si allarghi molto di più. Quindi i maccheroni erano più raffinati delle lasagne? Sì, i maccheroni erano piatto rituale. Il piatto rituale si mangia soltanto in alcune occasioni e in alcune circostanze. Ci sono dei riti ancora oggi in Val Vibrata, almeno io quei due che conosco, relativamente a Santa Scolastica, in cui si va presso queste chiesette, che sono dei luoghi, poi in realtà di chiesa ne è rimasta una sotto Corropoli, ce n'era un'altra vicino Garrufo, dove il giorno dell'8 febbraio si andava a consumare i maccheroni, e le donne andavano con questi maccheroni e dovevano stare lì, bere l'acqua, recitare alcune giaculatorie tipiche della consuetudine, e sostanzialmente mangiare questi maccheroni seduti intorno. Posso chiedere una cosa a Peppino Tinari? Molti fanno confusione, però la mia curiosità, perché so la differenza ma non nelle caratteristiche, la differenza tra il maccherone e lo spaghetto. Allora, secondo me lo spaghetto e il maccherone. Il maccherone è una pasta più, certamente una pasta a forma lunga e più spessa. Lo spaghetto, se parliamo di spaghetto alla chitarra, è lo spaghetto che abbiamo fatto noi, questo 2 mm per 2. O altrimenti, se si parla di spaghetto normale, vuol dire che lo spaghetto, quello di semola, fatto circolare. Quindi la differenza è solo riguardo alla materia prima? Secondo me sì. Cioè la farina, la semola da una parte e uova. Per esempio noi facciamo nella zona nostra a Guardia Grele i maccheroni carrati, quindi passato al maccarunaro, mezz'acqua e mezz'ovo. Quindi là quello lo chiamiamo maccherone. Quindi quella leggenda che dice che gli spaghetti sono stati inventati dai cinesi è una bufala. Il risultato comunque è che poi il maccherone ha una forma un po' più squadrata rispetto allo spaghetto, che è completamente circolare, come diceva il Presidente. Sì, la differenza è questa, però ecco,
quando si parla di spaghetti o di maccheroni, Cristina... Il maccherone è più squadrato, e quindi lo spaghetti è proprio tondo. È differente anche la resa con il sugo, no? Sì, perché magari con la pasta all'uovo... La pasta all'uovo c'è un assorbimento di salsa diverso dallo spaghetto, quello comprato normale di semola. Presidente, lei, professore, anzi scusi, lei stava facendo vedere delle slide, ne ha preparate ancora un paio? No, sì. Se riusciamo ad andare velocemente? Come no, perché... velocemente, guardi, io mi riallaccio al discorso Circulambulatio che Ambulbium, erano i riti di purificazione antichi che per esempio si usavano nella fondazione di una città, abbiamo presente Romolo e Remo che fanno il solco e fanno questo solco, ma si usava anche per i campi, per purificare le città. Lei ha scelto proprio un esempio calzante perché oggi sì, cade, è il Natale di Roma. Cade il Natale sì, di Roma, sì, quindi... Sì, 21 aprile il Natale 21 di Roma. Aprile, sì. E che cosa accadeva in queste circostanze? Che si sacrificavano tre animali, che erano il bue, erano la pecora ed era il maiale. Ora, non posso dire tutti i significati che ci sono dietro a questi animali secondo la mitologia classica e quello che rappresentavano, però il sacrificio di questi animali rappresentava in fondo il clou di questa cerimonia, perché nella cerimonia si offrivano agli dèi le interiora di queste carni, e ovviamente i sacerdoti e quelli che praticavano questi riti poi univano le carni e mangiavano le carni. Ora, è strano che ancora oggi si trova il sugo cosiddetto delle tre carni, che è fatto di queste tre carni, e si trova in alcuni contesti della nostra regione. Non è casuale. Secondo me non è casuale, nulla in cultura è casuale. Nulla nella trasformazione, possono essere persi i simboli, i significati, non riusciamo più a leggere determinate cose, ma secondo me nulla è casuale. E guarda caso, sarebbe interessante farci delle ricerche ad hoc, però per esempio i maccheroni alla chitarra non si mangiano in alcune di quelle che vengono considerate le ricorrenze più diciamo più fastose, difficilmente. Forse oggi anche questo sotto l'influsso delle modificazioni culturali. Eppure io ricordo, e sono ricordi ancestrali, che il giorno della festa la chitarra c'era. Insieme al timballo c'era la chitarra. Erano questi i piatti della tradizione. Però nelle feste, che ne so, nel matrimonio è difficile trovare la chitarra. Nelle feste io mi riferisco a Natale, a Pasqua. Beh, anche lì Natale e Pasqua, però c'erano dei cibi particolari. Teramano. Allora, nel teramano sicuramente c'era, ma più che il comunque sono sempre legati a delle feste, a delle ricorrenze particolari, cioè non è che uno mangia il maccherone alla chitarra così, perché è un cibo che deve essere beneaugurante, secondo è di prestigio, terzo riassume la cultura locale, quindi la propria identità. Di solito nelle feste, l'importanza delle feste è perché l'identità sociale viene riaffermata, cioè io mangiando quel piatto riaffermo che io sono di quel contesto. Presidente, dopo il cavalierato dei maccheroni alla chitarra, pensate di poter fare anche qualcos'altro? Che ne so, il cavalierato del timballo? No, come cavalierati diciamo che siamo... basta così, siamo sicuramente... Un commendatorato magari potete fare. No, stiamo lavorando già da circa 6 mesi per organizzare un convegno, un incontro della macroregione medio adriatica, e vorremmo coinvolgere anche lì spiegare il perché il Marche, Abruzzo, Molise. Ieri venendo da Roma ci siamo incontrati con altri colleghi, anche invitare la parte più alta della Puglia, la parte della Capitanata, perché sono zone che hanno molto in comune sia morfologicamente sia anche culturalmente, per far sì di incontrarci, di condividere e di riuscire ad arricchirci ancora culturalmente, perché il cuoco, oltre a trasformare il prodotto, a capire se un prodotto è buono e no, a sceglierlo, a fare, deve aumentare la propria cultura, e quindi unitamente a chi ce lo spiega, perché chi ha studiato, chi è dotto, ci illustra, ed è bello sapere
il perché facciamo, prepariamo un piatto o da dove ne arriva, anche perché se ad oggi mangiamo gli arrosticini, mangiamo la chitarra, eccetera, questi piatti sicuramente hanno un valore, hanno una valenza e vengono ancora richiesti sul mercato perché sennò nessuno più li preparerebbe. E certo, Cristina, ci sono altri appuntamenti o tutto è rimandato al prossimo anno con i prossimi Cavalierati? Come appuntamento pubblico, come convegno, sì, al prossimo anno, però comunque il Cavalierato cerca di cogliere ogni occasione buona per portare avanti il discorso, sensibilizzare alla difesa della cultura enogastronomica regionale, quindi queste chitarre stanno circolando, sono insomma a disposizione, non ricordo se il Presidente l'ha detta, è costruita sotto la consulenza dei Cavalieri, nel senso che abbiamo scelto di farla a un livello, abbiamo scelto, è fatta con le zeppe di legno, non con le bitine per accordare la chitarra, e insomma si cerca di... Cioè c'è un disciplinare, avete quasi certo, creato per la chitarra. Quanto costa una chitarra? Il prezzo comunque medio sul mercato abbiamo visto dai 15 ai 30 euro, è quella la fascia di prezzo, questo però in legno in faggio naturale, sempre quella la fascia di prezzo, però questa in particolare è volutamente non verniciata ed è con le corde di acciaio, se non sbaglio, sì, Presidente. Con la custodia fatta in un certo modo. Con il legno in faggio naturale, quindi cerca di, è come se fosse una fotografia alla chitarra vera e propria di come se la ricordano chi l'ha vista usare dalle nonne, dai nostri avi, se vogliamo. Poi l'ultima domanda è per Peppino Tinari, professore, in attesa che escano anche quelle cinesi, se non sono già uscite, insomma, delle chitarre, però molte si trovano... Ma le chitarre cinesi, scusi, ma non possono essere fatte, perché... Non metta limiti alla provvidenza, perché questi sono prima o poi... come quelli abruzzesi dell'interno, no? Sono come quelli di Bisenti, sostanzialmente, quindi i maccheroni alla mugnaia non sono fatti col maccaronaro, sono fatti diversamente, sono fatti a mano, sono tirati, no, da un unico... Però io vedo che quelle che si vendono solitamente, no, come diceva prima Peppino Tinari, che non si dovrebbe fare, cioè hanno le viti, hanno i chiodi, hanno... questo... È una cosa commerciale, diciamo. Questa nostra, noi, la cosa bella che abbiamo fatto, quando ci siamo riuniti tutti i cuochi per metterci d'accordo, ci siamo chiusi, come abbiamo detto, dentro una stanza, ognuno ha portato la sua chitarra, quindi abbiamo visto tutti i minimi particolari, poi ci siamo messi insieme a un artigiano di Pretoria. Questa è una summa di tutte le... E quindi là, solo con la prova e con l'esperienza di noi tutti insieme, intorno al tavolo, con farina, uova, mattarello, quindi abbiamo decretato e abbiamo detto questo è quello che va bene. Perfetto. Così come abbiamo fatto per la pasta, così abbiamo fatto anche per la salsa, perché a parole ognuno di noi dice metti un po' di sedano, metti la carota, metti la cipolla, allora quando ne mettiamo, che tipo di carne prendiamo, l'olio d'oliva mettiamo così, la pendola che prendiamo, abbiamo alluminio, acciaio e rame, prendiamo se abbiamo la pendola di rame, se non abbiamo il rame dovremo l'acciaio, se non abbiamo l'acciaio dovremo l'alluminio, quindi abbiamo fatto tutta una cosa, una ricerca però valida che funziona. Si può fare un disciplinare? Ci stiamo lavorando, anche perché il messaggio primo dell'ordine è che se il sistema Abruzzo deve essere comunicato all'esterno, possiamo farlo non come singoli ma soltanto mettendoci insieme. Il risultato è questo. Anche perché un disciplinare, per esempio, delle virtù, il piatto è stato il piatto attuale, no? Sì, perché il primo maggio, eccetera, è stato fatto. Capisco che è molto più semplice fare un disciplinare delle virtù perché è un piatto localizzato solo a Teramo, piuttosto che un disciplinare di un piatto che invece comprende un territorio molto più vasto e dove le tradizioni incidono in maniera forte. È in questa ricetta che abbiamo cominciato a stendere, però ribadisco, è una ricetta che vuole aprirsi al confronto e alle altre versioni per cercare la versione più ricorrente, per cercare quella più comune, quella che si possa veramente standardizzare. Professore, lei che cosa preferisce, la chitarra, quella un po' più sottile o quella un po' più spessa? Io sono teramano e preferisco un po' quella più sottile, diciamo. Vede, io sono teramano, preferisco quella più spessa, è una questione di gusti, però è una questione di famiglia, è sempre lì. Invece bisognerebbe... E quella tradizionale è quella che preferisce lei, cioè quella più sottile? Sì, sicuramente quella più sottile, però lì dipende anche dal gusto, prima mi pare che diceva, e dalla
la memoria che noi abbiamo di come l'abbiamo mangiata la prima volta. L'identitario. Però una cosa fondamentale è che il nostro ordine ha rimesso in atto e in uso la chitarra, la vuole confermare. Dopodiché lo spessore più o meno non crea problemi. Assolutamente. Perché possiamo anche dire il discorso della stagione. Oggi io non a caso avevo degli ospiti al ristorante e ci siamo fatti una chitarrina con degli asparagi selvatici. Quindi basta estendere. Quando un lei di dice più. Ci siamo fatti, lei li ha mangiati. Anche le indovine me lo farei io. No, ma non li ha cucinati. No, ce li ha mangiati. Quindi ecco. Insieme all'asparago selvatico sottile, una salsa fresca espressa, la pasta sottilissimo va benissimo. Però dopo nulla toglie che se a uno piace la chitarra sottile con un bel ragù e all'altro piace la chitarra più spessa, il problema non è quello. L'interessante è che si adopera la chitarra e siamo tutti per un'unica bandiera. Sono Macarunar, punto. Sono d'accordissimo. Dopo o Teramo, o Chieti, o L'Aquila, non è problema. L'interessante è che abbiamo una bandiera unica, perfetto. È questo attrezzo di legno. No, è l'identità abruzzese. E poi può personalizzare, perché da buon italiano ognuno di noi deve avere come siamo quella piccola frenesia di dire la mia chitarra deve essere così. Ma va proposto come bene immateriale per la tutela dell'UNESCO. Ora sembrerà una buttata quello che dico io, ma in realtà è uno dei pochissimi, di piatti realmente comuni a tutto l'Abruzzo. Uno è il maccherone alla chitarra e l'altro sono i cagionetti. Oggi l'UNESCO sta facendo il censimento. I cagionetti. Pensavo fosse gli arrosticini, sono diffusi dappertutto, ma gli arrosticini sono molto più recenti, che ne dica il professor Sciarra, mo se mi sente. Io pensavo che i cagionetti fossero teramati. Egeria Di Nallo, che era un'antropologa dell'Università di Pavia, in uno scritto che fece, dice gli arrosticini sono stati portati dai pescaresi a Bologna, per cui il luogo dove si consumano di più è Bologna, perché gli studenti universitari portavano e quindi hanno introdotto quest'uso. Se lei va a Bologna intorno all'area universitaria lo trova hanno che li fanno Bologna. Anche per strada. Sì, anche però in Abruzzo gli arrosticini se ne consumano tantissimi. Siamo in chiusura, io al Presidente vorrei chiedere, è un piatto più invernale o più estivo? Un piatto 5 stagioni. 5 stagioni, cioè si sta anche... Domenica sera abbiamo preparato la chitarra all'Assemblea dei Delegati Nazionali FIC, all'Hotel Carpegna, diciamo dietro al Vaticano, per oltre 300 persone. Quindi... Bene, avete scoperto tante cose che non si conoscevano, dei maccheroni alla chitarra, che c'è anche un cavalierato. Io ringrazio di questo il Presidente regionale dell'Unione dei Cuochi Abruzzesi, cuochi e non chef. Cuochi. Chef. Cuochi è la parola che mi ricorda il film di Totò, Miseria e Nobiltà, quando dice cuoco, che bella parola. Sì, il cuoco è qualcosa di più emozionale, qualcosa di più attento, qualcosa di Lo chef più è freddo. Lo chef è una parola che significa capo. Giustamente se io, nella mia cucina, io sono lo chef, sono il capo di quella situazione. Ma sei un cuoco. Certo. Però sono un primis, sono, anzi neanche, forse siamo apprendisti. In primis uno è un cuoco. Siamo apprendisti perché continuiamo a studiare, a fare ricerca e a confrontarci e a condividere, perché se ci riteniamo arrivati non andiamo avanti. Grazie ad Andrea Di Felice, grazie a Peppino Tinari, grazie al professor Gabriele Di Francesco e a Cristina Mosca, grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.